שבוע טוב. שבוע טוב. חנוכה שמח. טבת, ראש חודש. טרי לוצ'ה. מה? גרנדה, גרנדה, גרנדה. טרי לוצ'ה. Non è possibile, non è possibile di scontare quale che è il giorno. Sette luci oggi che brillano per Hanukkah. Shabbat, uscito durante Hanukkah. Shabbat da sé è una luce immensa, ma anche il Chodesh Tevet, Rosh Chodesh, il capo del mese. E allora un giorno di benedizioni veramente strepitosi. La parasha Miketz. Una porzione che insegna tantissimo. Dobbiamo andare un po' indietro per ricordarci quello che sta succedendo. Allora, Yosef, il figlio di Jacob, ha 11 fratelli, 10 di loro l'hanno venduto invece di ucciderlo, e lui è in prigione. Nella prigione ha incontrato due ministri del faraone, il ministro Coppiere e il ministro pasticcere. Loro hanno avuto sogni e Yosef li ha interpretato. Uno va a essere reinstallato come coppiere e l'altro verrà ucciso. Si verificano tutti e due. E prima che il coppiere torna al faraone, Yosef fa uno sbaglio molto grande. Lui chiede al coppiere di ricordarselo e di dire al faraone che lui è ebreo, è innocente, gli hanno messo in prigione, ma sia che ha fatto questa grande interpretazione al favore del coppiere, lui chiede il coppiere di ricordarsi di lui e tirarlo fuori dalla prigione. Dio non vuole questo. Non vuole che noi chiediamo aiuto a nessuno. Lui vuole che noi andiamo a Lui, chiediamo aiuto a Lui, perché alla fine Yosef è rimasto in prigione 2 anni di più perché non si è fidato di Hashem, di Dio. Allora, in sintesi, come sempre nel libro, il primo Chumash, Genesi, Bereshit, della casa Mamash,
E ne parliamo. Numero 1. Il sogno di Faraone. 2 anni dopo il capocopiere viene liberato della prigione, con l'interpretazione ovviamente di Yosef, il faraone fa 2 sogni di cui nessuno riesce a interpretare il messaggio. Allora, i maghi di Faraone, i saggi di Faraone, in tutto il paese, non c'è nessuno che può interpretare il sogno di Faraone. Non è un po' strana questa cosa? Ma Dio fa delle cose con un plan. C'è una ragione per tutte le cose che succedono. E sia che Yosef deve essere preso dalla prigione, in qualche maniera di importante, perché Dio ha il suo percorso già. E allora il copiere sente questa chiamata ai saggi, ai maghi. E niente, nessuno può interpretare alla soddisfazione del faraone. Lo dicono: avrai 7 figlie, muoiono 7 figli, tante cose, ma i Midrashim parlano di queste cose, ma niente che soddisfa il faraone. Numero 2, Yosef interpreta i sogni del faraone. Il copiere si ricorda di Yosef che, chiamato dalla prigione, riesce a interpretare i sogni del faraone. Secondo Yosef, 7 vacche grandi e belli sono 7 anni di abbondanza, e 7 anni delle vacche miserabili che mangiano i vacchi buoni e belli vuol dire che dopo 7 anni di abbondanza vengono 7 anni di carestia. Allora, questi 7 anni di abbondanza vengono consumati dalle 7 anni di miseria e la ricchezza dei primi 7 viene distrutto dalle 7 che sono miserabile, carestia. Yosef dunque consiglia al faraone di nominare nel paese dei responsabili che conservino il raccolto degli anni abbondanti. Faraone accetta questo e non ha accettato nient'altro. Una buona domanda e una risposta facile. Perché il faraone dice a Yosef, quando lui sente la
La risposta di Yosef dice: senti, dove noi possiamo trovare un personaggio come te che sa queste cose, che è la parola di Dio e che sa come interpretare la volontà di Dio. Tu devi essere responsabile della mia casa e secondo la tua parola si nutre a tutto il mio popolo. Soltanto per il trono io ti sarò superiore. Però disse a Yosef, sto quotando la Torah, vedi, ti ho posto a capo di tutto il paese di Egitto. 20, 24 ore fa lui era in prigione. 24 ore fa non c'era una uscita per niente e adesso Parò si tolse l'anello di mano e lo mise alla mano di Yosef. Gli fece indossare abiti di lino e gli mise al collo la collana d'oro. Lo fece montare sul coccio dopo il suo e si acclamava davanti a lui Avrech. Lo mise a capo di tutto il paese di Egitto. Però disse a Yosef: io sono Parò e senza il tuo consegno nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese di Egitto. Parò chiamò Yosef Safenat Paneach, un altro nome invece di Yosef, Safenat Paneach, e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. E allora qui devo rigressare un po'. Voi vi ricordate che abbiamo parlato di Yaakov e quando è arrivato a Shechem c'era un incidente con la sua unica figlia Dina e Dina è stata rapita da Shechem e per questo reato tutta la popolazione maschile di Shechem nel terzo giorno dopo la circoncisione, che è il giorno più difficile, Shimon e Levi hanno ucciso tutti gli uomini per il reato di rapire la figlia di Yaakov. Allora, nella Torah non si parla, ma i commentari e il Midrash parlano di chi è Asenat, la figlia di Potifera. E Asenat, la figlia di Potifera, è la figlia di Dina, che è nato dopo il rapimento
Dina. E sia che questa figlia era nata in circostanze non abituali dal popolo ebraico, lei è stata mandata via con un ciondolo sul collo che diceva di oro, che diceva Hashem. E allora la moglie di Potifera, che ha cercato di sedurre a Yosef, e non è riuscita, allora lo ha accusato che lui ha tentato di rapirla, e per questo motivo Potifar, il suo marito, l'ho messo nella prigione. Ma sia che la moglie di Potifera era sterile, lei ha adottata questa ragazza, le ha dato il nome Asenat, e Potifera ha dato questa figlia adottata a Yosef. E che cosa vuol dire? Che Asenat era ebrea, e così Yosef ha potuto prendere la moglie e fare con lei due figli maschi, Menashe e Efraim, che diventano molto molto importanti nel futuro, nelle nostre conversazioni. Ma questo è un pezzo di informazione che veramente si deve vedere nell'approfondimento, perché non è attualmente scritto in parole, ma i saggi e lo Zohar e Midrashim hanno interpretato questo avvenimento. E allora adesso abbiamo Yosef, viceré di Egitto. Yosef all'età di 30 anni, ricordiamoci che lui è stato al momento di essere ucciso quando aveva 17 anni, ed è arrivato ovviamente in Egitto a quell'età. Yosef all'età di 30 anni viene nominato viceré dal faraone. Si parla del matrimonio tra Yosef e Osnat, e nascono due figli, Menashe ed Efraim. Gli anni di abbondanza portano benessere a Yosef. Immagazzina quantità di, ovviamente, innumerevole quantità di grano, ma gli anni di carestia saranno molto duri, e giungono persone da tutto il mondo in Egitto per acquistare il cibo della riserva. Allora, che cosa succede? Ovviamente il sogno di Faraone si verifica, e in 7 anni di abbondanza il potere di tutto quello che è
l'abbondanza dell'Egitto viene ammassato e quando iniziano i 7 anni di carestia, ovviamente, è Joseph che vende, prende i soldi, fa tutto quello che è necessario perché nessuno ha grano, il grano delle altre diventa marcio e allora l'unico grano che c'è è il grano di Joseph. Anche quello, come tutte le altre cose, sono fatte da Hashem. E allora la carestia costringe i fratelli di Yosef a tornare in Egitto perché Yaakov, il padre di Yosef, nel modo di profezia vede che Egitto ha grano e lui manda i suoi figli a comprare grano da Egitto. E di chi si compra grano? Di Yosef, il loro fratello. Che loro ovviamente non riconoscono perché sono passati gli anni e adesso Yosef ha una barba, ma Yosef li riconosce ovviamente immediatamente. Solo dopo una lunga discussione con i figli e con la garanzia di Giuda, attualmente devo iniziare con numero 4, Yosef incontra i fratelli, Yaakov manda i figli in Egitto a comprare grano, ma ritiene a casa solo Beniamin, il più piccolo, il fratello più piccolo nato dopo Yosef della madre. Voi ricordate la storia che muore Rachel con la uscita del figlio. Lei partorisce e muore. E allora Yosef li riconosce, ma essi no. Parla con loro con durezza, accusandoli di essere spie. Per ottenere il permesso di ritornare in patria, dovevano garantire di portare con sé il fratello minore nel successivo viaggio. I fratelli ricordano la vendita di Yosef e se ne pentono. Yosef lascia andare tutti tranne Shimon, dando loro cibo e rimettendo nei loro sacchi il denaro portato per acquistare il grano. Allora, un momento per riprendere. I fratelli vengono per comprare grano, ovviamente hanno portato
soldi per pagare. Vengono di fronte a Yosef. Yosef si ricorda, ovviamente, immediatamente loro non lo riconoscono. E Yosef dice: voi siete spie? No, no, noi non siamo spie. Siamo tutti figli di un padre, il nostro padre è vecchio, il fratello più piccolo, il più piccolo è con lui, da ta 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 ta. E Joseph non vuole sentire, si prende Shimon e dice: voi andate, tornate con il vostro fratello. E così io vedo che voi mi dite la verità e non siete spie. E allora in questo momento abbiamo Jacob a casa con Beniamino. Tornano i fratelli senza il fratello Shimon. Potete immaginare? E vogliono prendere a Beniamino perché devono mostrare al Yosef il grande dell'Egitto che dà il grano, e loro dopo tempo ovviamente devono andare un'altra volta e comprare perché carestia, non c'è niente, ma lui ha detto: tu non torni a me senza il tuo fratello. E Jacob non vuole sentire di questa cosa perché è ovvio che sta ancora piangendo per il suo amato figlio Joseph. E adesso vogliono prendere l'ultimo, il piccolo. E lui dice: no, non è possibile. Ma la carestia è quello che è. E si deve dare mangiare alla famiglia. E si cerca in ogni modo, ma non c'è. E allora si deve tornare. E Yuda dice: io faccio garanzia. E la carestia costringe i fratelli numero 5 di Yosef a ritornare in Egitto. E solo dopo lunga discussione con figli e con la garanzia di Giuda, che è ovviamente capo dei tribù, Jacob acconsente a lasciarlo partire. Beniamin e i fratelli si presentano a Yosef per restituirgli il denaro ritrovato nei loro sacchi. Allora, quando sono andati la prima volta a comprare, hanno pagato. E quando sono tornato, hanno trovato che i soldi che hanno pagato attualmente erano rimessi nei loro sacchi, che a loro proprio era una cosa terribile perché io ho pagato e perché i soldi sono qui. Si può immaginare. Yosef lo rifiuta dicendo che si tratta di un dono di Hashem, e Yosef si commuove alla vista di Beniamin. Che cosa succede? I fratelli presentano a Yosef i soldi per restituirli. Ovviamente Yosef rifiuta e lui vede a Beniamin.
I fratelli si fermano per un banchetto, vengono portati alla casa di Yosef, hanno tanto paura di andare alla casa di Yosef e la Torah parla perché devi avere paura di andare al vicere. Non devi avere paura. Se tu sai che tu hai fatto le cose per bene, tu non devi avere paura di nessuno, solo di Dio. Ma se tu sai dentro di te che tu hai fatto le cose non buone, e tu hai fatto le cose non giuste, e allora ti viene il timore di tutte le cose che fai. E i fratelli si sono resi conto che cosa abbiamo fatto, e tutto quello che sta succedendo adesso è perché noi abbiamo venduto il nostro fratello, non siamo andati a cercarlo. E adesso stiamo pagando tutti questi problemi, avvengono perché noi abbiamo fatto questo. Yosef si commuove alla vista di Beniamin, i fratelli si fermano per un banchetto dove Beniamin gode un trattamento di favore. E allora loro partono, i sacchi vengono riempito con tutto quello che volevano e di più. Anche i soldi erano ancora restituiti, ma Yosef dice al suo servo: prendi la mia coppa di argento e mettila dentro il sacco di Beniamino. I fratelli vanno via e non tanto tempo dopo la coppa di Yosef viene trovata nel sacco di Beniamino, numero 6. Per ordine dello stesso Yosef, nel sacco di Beniamino viene messo la particolare coppa. I fratelli vengono accusati di furto e Yosef stabilisce che il proprietario del sacco in cui sarà ritrovato la coppa sarà fatto schiavo. La coppa è nel sacco di Beniamin. Ritornati tutti a Yosef, si prostrano da lui e si offrono come schiavi al posto del fratello minore. Yosef però ripete che solo chi è stato trovato in possesso della coppa sarà punito.
E così finisce la parasha. Molto, molto, molto difficile. Che cosa succede adesso? I ragazzi sono, i fratelli sono distrutti. E accusano a Beniamin che lui è ovviamente lui è responsabile per questo furto. Ma è possibile che loro attualmente pensano che lui è responsabile? E ci sono dei midrashim molto, molto, molto importanti, perché quelli che accusano sono quelli che sono responsabili. E perché vanno a accusare? Beniamin non dice niente. Non prende queste accuse dei suoi fratelli. Non si difende. E la Torah e i saggi dicono che quando una persona si comporta così e quando è maltrattato e non si mette in mostra dicendo no, ma io sono innocente, ta 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 ta, quella persona è un amato di Dio. Ci sono tante cose di parlare voglio veramente a leggervi quello che dice, perché è importante, veramente importante. Allora, lottare o convincere? Lottare o convincere? Quello è il discorso di Talmud. Il Talmud loda chi si trattiene in questo modo. Coloro che vengono insultati e non restituiscono l'insulto, che si sentono che non si difendono, sono cari a Hashem. Questo è scritto nel Talmud Shabbat 88b. Beniamin viene ampiamente ricompensato perché il Beit HaMikdash, il Tempio, sarebbe stato eretto sulla parte del territorio
di Israele e la parte di Beniamino. Parlando di questo, voglio condividere con voi una cosa che mi è arrivato subito dopo Shabbat. E allora è una cosa abbastanza importante per questo momento, perché il 1° dicembre 2021 è uno dei giorni più orribili nella storia del popolo ebraico. E probabilmente pochi lo sanno, io faccio traduzione. Oggi tre nuove risoluzioni anti-Israele sono stati passati nelle Unione Uniti. E allora, oggi, il 1° dicembre 2021, 129 paesi hanno decretato che Israele non ha nessun legame al tempio, che è il loro posto più sacro. 129 paesi hanno votato che ebrei e lo Stato di Israele non ha nessuna connessione storico al Tempio di Salomone in Gerusalemme, che era costruito da Salomone 3000 anni fa, dopo era distrutto dai Babilonia. E era stato ristrutturato 2800 anni fa dai ebrei. Oggi, il 1° dicembre 2021, 129 paesi del mondo hanno detto che il Monte Zion, il posto dove era il paese dei due tempi, deve essere solo riconosciuto dal suo nome musulmano, Haram al-Haram al-Sharif. La religione dell'Islam era fondato nel VII secolo. Il posto più sacro ai ebrei è stato fondato, è stato costruito 2800 anni fa. Io sono ambasciatore di pace per la Universal Peace Federation e sono una persona che ha nella mia anima e cerco nella mia anima la pace del mondo.
Gli ebrei, lo Stato di Israele, ha 11 paesi che hanno votato contro questa risoluzione che riscrive arrogantemente l'istoria del mondo. Questi sono quanti amici noi abbiamo su questo pianeta. Questi sono 11 nazioni che rispettano Israele e il popolo ebraico. Non voglio dire niente perché i fatti parlano per se stesso. Voglio solo dire che la pace del mondo è il popolo ebraico, non è dipendente alla risoluzione di 129 paesi del mondo, ma dipende solo dalla risoluzione di Dio, che ha scelto il suo popolo. Proteggerà il suo popolo e garantirà la pace del suo popolo e la pace per il mondo. E allora la Torah è il garantore. È il regalo, è l'albero della vita del popolo ebraico. E tutte le risoluzioni del mondo non cambieranno la parola di Dio. Salmo numero 10. Davide, il re Davide, descrive il successo apparente del malvagio e la sua arroganza per i risultati ottenuto, pregando che il Signore ponga termine alla sua supremazia e alla sua frontalezza nei confronti dei giusti. Io guardo sempre a quello che stiamo facendo e vedo sempre una configurazione incredibile su quello che stiamo leggendo nella Torah, stiamo discutendo e arriva anche nei salmi del re Davide. Non è credibile. Non è credibile che il mondo non si è cambiato, che di tutto quello che è successo nella storia non abbiamo imparato niente. Le parole del re Davide, perché, o Eterno,
Te ne stai lontano perché ti nascondi nel tempo della sofferenza. Il malvagio, nella sua superbia, perseguita il povero. I malvagi saranno presi nelle insidie che hanno tramato. Il malvagio, infatti, si gloria quando ottiene ciò che brama il suo cuore, e il disonesto si vanta di aver oltreggiato l'Eterno. L'empio, nella sua arroganza, pensa: egli non netterà contro, non terrà conto. In ogni suo persino afferma il Signore che punisce, non esiste. In ogni occasione prosperano le sue imprese. Per lui i tuoi giudizi sono troppo in alto, e quanto a tutti i suoi avversari, egli soffia su di essi in disprezza. Egli dice in cuor suo: non vacillerò per generazioni e generazioni. Non mi accadrà alcun male. La sua bocca è piena di maledizioni, inganni e di malizia. Soprusso e iniquità sono sotto la sua lingua. Ma di che cosa abbiamo parlato? Di persone di oggi o di persone del tempo di Davide? E non c'è differenza. È tutto uguale. Gli inganni, le menzogne, i trattamenti, i mali sono e non si cambiano. Ma perché? Ma perché è così? E pertanto a te si abbandona l'infelice, perché tu sei sempre stato il sostegno dell'orfano. Spezza il braccio, il potere del malvagio, finché dell'ampio, più cercandone la malvagità, non la troverai più. Allora, Eterno, rigenera per sempre. Quando dalla sua terra saranno scomparse le nazioni malvagie, tu, o Eterno, hai ascoltato il desiderio dei poveri. Volgi il loro cuore a te. Porgi il tuo orecchio alle loro preghiere, per rendere giustizia all'orfano e all'oppresso, in modo che non accade più che un uomo fatto di terra incuta spavento. Ci sono popoli nel mondo
che stanno soffrendo. Tanti. Guardate Afghanistan. Guardate i talebani. Ascoltate i pianti dei bambini, delle donne, dei profughi. Ma dove è la differenza? Che cosa sta facendo il mondo per distruggere tutto quello che è legge umana, legge di Dio, legge dei popoli, legge per ognuno? Ognuno, non legge per ebrei, cattolici, e valdesi, e battisti, e musulmani. Legge umana, legge di Dio, vale per tutti i popoli. Pace vale per tutti i popoli. I diritti umani valgono per tutti i popoli. Perché lasciate che le cose succedano? Perché la politica deve distruggere l'umanità? Perché deve distruggere Dio? Perché? Domani sono 8 luci di Hanukkah. Io prego che questi luci che noi accendiamo non sono solo luci di regali materiali, non sono luci solo di mangiare bomboloni, sufganiyot, non sono solo luci per guardare e dire: ho osservato la festa della luce, la festa di Hanukkah. Ma guardate quello che dicono le preghiere. Guardate le luci e lodate il Signore. E questa è la luce di Hanukkah. Sono queste le luci che si devono affermare nel mondo. È questo che la fiamma deve fare. È illuminare. È questo il lavoro dell'ebreo? Ogni ebreo nel mondo. Illuminare l'oscurità con la luce. Vi auguro una buona settimana o un buon mese. È caldo l'amore di questa luce. E domani sarà tutta la menorah che si illumina. Sia la volontà di Dio che si illumineranno i cuori di tutto il mondo. Amen, amen. Una buona settimana, carissimi amici.
Una buona settimana.